Torna la protesta notave in Val di Susa, tre cortei pacifici, poi l'attacco al cantiere, scontri, fiamme e blocco dell'autostrada. E la protesta torna in Val di Susa, ci sono stati dei cortei pacifici contro la costruzione dell'alta velocità, però poi purtroppo c'è stato l'assalto di alcune decine di migliaia di persone al cantiere con lancio di sassi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni, idranti, ci sono state anche delle fiamme nei boschi della zona, numerosi i feriti e anche i fermati. L'inviato Paolo Piras. Lacrimogeni sparati ad altezza uomo, idranti, sassi dappertutto, infine l'incendio e le cariche. La Val Susa brucia e mentre la questura e Notav si accusano a vicenda si contano i feriti. Regole chiare, se lo sappiamo benissimo, la polizia non è il nostro obiettivo sono le reti e il cantiere. Tutto era cominciato con l'intenzione di andare a volto scoperto e senza armi, tre cortei, uno terminato col blocco dell'autostrada. Gli altri due superi sentieri, fin nella zona rossa, valsusini di ogni età, una vecchia sirena dà il segnale di avvicinamento. Dopo un lungo stallo alle telecamere appaiono insieme i fumi dei lacrimogeni e i volti mascherati. La polizia parla di assalto di incappucciati dai boschi, in OTAV di maschere indossate dopo i lacrimogeni. Il fatto che ci sia gente con la maschera o il caschetto, noi per primi abbiamo i caschetti, è semplicemente del fatto che già ci siamo beccati i lacrimogeni addosso. Questo è grosso, e via, vieni via, non ce la fai più! I lacrimogeni bruciano in fretta le sterpaglie autunnali. Fai una specie di cerchio attorno. Togli le foglie dietro. Occhio alle lingue di fuoco, però. Sassi lanciati e restituiti dappertutto. A poco serve al nostro operatore dichiararsi. Stampa, Rai. Nella Rai, oh! Mi ha ferito il dito. Il sasso che lo ferisce alla mano parte dalle forze dell'ordine. Le cariche continuano, l'incendio si estende, un ragazzo è ferito a un occhio da un lacrimogeno, dice. La festa si tinge di nero per tutti.